scuola, ex quarto circolo, era una discarica, era piena di spazzatura, potete vederla sul nostro sito, le fotografie, era un'unica distesa di spazzatura. Grazie a Salvatore, grazie al suo impegno, grazie all'impegno di tantissimi cittadini, tantissime associazioni, tante associazioni, siamo riusciti a liberare quella piazzetta. E non vi dico gli sforzi che abbiamo dovuto fare questi giorni per far pulire un poco quest'area, che di solito è un parcheggio. Abbiamo avuto parecchi problemi a convincere gli abitanti della zona per una sera non parcheggiare in questa zona. Eppure, vi ripeto, guardatela, pensatela, immaginatela, avete anche voi qualche visione, con qualche giostrina, qualche luce in più. Queste sono spente perché abbiamo fatto spegnere stasera, di solito sono accese, ma potrebbe essere veramente un luogo di aggregazione come pochi altri ce ne sono nella nostra città. Però noi non ci arrendiamo, questo è un primo passo, siamo riusciti stasera a portarvi qui in questa zona. Approfitto subito per i ringraziamenti, perché alla fine poi ci si dimentica, soprattutto Giovanni della pizzeria del corso, che ci ha dato una grande mano tecnica e ci ha fornito anche l'alimentazione della corrente, altrimenti non avremmo potuto trasmettere stasera. Stasera è anche una serata importante perché domani si conclude la raccolta firme per la proposizione di una legge di iniziativa popolare verso rifiuti zero, una legge con la quale si vuole imporre ai comuni di adottare il protocollo rifiuti zero. Dovete sapere che nel mese di gennaio a Torre Annunziata è venuto, invitato da noi, io plontiamo, Paul Connett, un professore americano che è l'ideatore di questa teoria. È stato un incontro bellissimo, abbiamo raccolto migliaia di ragazzi delle scuole superiori della città e in quell'occasione, forse non lo sapete perché poi non si è visto nient'altro, il nostro comune ha adottato il protocollo rifiuti zero, cioè ha fatto una delibera di giunta municipale con la quale aderiva al protocollo, il che significa avere determinate, successivamente adottare determinate atteggiamenti, fare determinate cose, istituire l'osservatorio, cosa che non è stata assolutamente fatta. Si sono fatti belli davanti a Connet di questa adesione, dopodiché il silenzio. La città, come voi sapete benissimo, è sporca dalla mattina alla sera. Ogni tanto c'è qualche manifesto in cui ci si vanta di aver raggiunto delle percentuali di raccolta differenziata, sappiamo benissimo che la realtà è abbastanza diversa, e allora questo magari stasera voleva essere anche un modo per dire all'amministrazione comunale: noi non ci siamo dimenticati che voi avete fatto l'adesione, chiediamo che facciate i passi che servono. Allora, io lascio la parola a Salvatore per il suo breve intervento e poi dopo ci sarà, prima di Salvatore, Salvatore Iorio, l'intervento di Andrea Somma, che abbiamo stasera qui tra di noi, che fa parte del Comitato Campano della legge di iniziativa, protezione della legge di iniziativa popolare, per cui ci dirà qualche parola, Salvatore, qualche parola proprio sulla legge in particolare e su quello che è rifiuti zero. Allora passo la parola a Salvatore Sparavigna per il suo intervento. Grazie. Dunque, molto è stato già detto da Francesco. Le parole magiche sono due per me: volere e potere. Qualcuno dirà: sì, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ebbene, abbiamo anche il mare balneabile, ma perché non ci buttiamo in questo mare? Permettetemelo ancora una volta, prenderò tutte le critiche, tutte le cose. Una volta dicevo: il torrese è pigro, il torrese non vuole fare le cose. Mi sono fatto un bel numero di nemici, perché la mia tesi era questa. Il problema invece è un altro, è che probabilmente il cittadino torrese non è stato messo in condizioni di conoscere una serie di strumenti e quindi un po' non vede oltre, diciamo così. Io vi posso garantire che se le cose si vogliono fare, basta volerlo. Certo, non è che possiamo volere di andare sulla luna, però richiedere di pulire una piazza, richiedere di togliere una montagna di rifiuti. Guardate che io tutte le denunce giornalistiche le ho fatte sempre solo col telefonino. Non è che l'abbia fatto, dice: ma tu tieni una squadra di operatori video, tieni una televisione berlusconiana dietro, tieni questa e tieni questa. Anzi,
chi ha i mezzi non lo fa. Allora il problema qual è? Quando incominciano a capire che il cittadino può denunciare e ha la consapevolezza di non voler cedere a quello che è la collusione, ma non nel senso brutto, della serie sindaco mi dai questo, sindaco mi ti posso chiedere questo, o assessore o consigliere dei circoletti vari, succede che il cittadino cresce. E allora servono due sbracciate per attraversare questo famoso oceano, che per qualcuno è un fiumiciattolo, ma per molti è un oceano dove il torrese non si vuole proprio buttare. Allora questo è il discorso, secondo me volere e potere. Possiamo pretendere chiarezza, possiamo pretendere trasparenza, possiamo pretendere che gli amministratori facciano il proprio dovere. Punto, mi fermo qua perché insomma tutto è stato detto da Francesco. Io voglio comunque ringraziare Francesco e quanti stasera siete qui e quanti hanno creduto e credono, perché le cose stanno ancora in itinere, bisogna ancora continuare a fare tante cose, questa piazza bisogna restituirla ai cittadini in tutto e per tutto, non ai cittadini che vogliono parcheggiare. Questo è il mio punto di vista. Grazie Salvatore. Allora chiamo Andrea per il suo bellissimo intervento. Grazie per questa occasione. Quindi noi facciamo parte del coordinamento per la raccolta delle firme per la legge di iniziativa popolare. Questa legge vuole praticamente modificare l'attuale legge che regola i rifiuti sulla base di una serie di osservazioni che sono state fatte sia da Paul Connett e sia da tantissimi altri studiosi per modificare il sistema di raccolta dei rifiuti. Quindi io non vi starò a dire adesso, non entrerò nel merito perché non c'è il tempo, e poi diciamo, il film sicuramente prende un sacco, ha bisogno di prendere, di avere spazio, però invito tutti a dedicare un minuto per leggere anche il volantino che abbiamo qui, in maniera tale da capire quali sono i principi cardine sui quali si basa questa legge, che di fatto vuole essere un'occasione per poi aprire un tavolo di dialogo a livello parlamentare per poter poi fare le modifiche. Quindi è uno strumento che hanno i cittadini per poter dire la loro, e forse in questo momento, grazie a un cambiamento un po' degli equilibri anche parlamentari, c'è un'occasione in più per poter ottenere qualcosa. E niente, quindi io mi fermo qua e ti ringrazio. Tra l'altro Andrea ci ha annunciato una sorpresa alla fine del film, ci ha chiesto di non andare via. Alla fine del film io vi chiedo ancora di aspettare un attimo, perché manderemo un brevissimo filmato di pochissimi minuti, che il film che praticamente vi chiedo poi la cortesia di aspettare ancora, perché faremo una brevissima discussione di pochissimi istanti per unire il film di Trashed con quello là in bianco e nero, perché secondo me è fondamentale per noi, per renderci conto di quale punto, diciamo, da quale punto veniamo e a che punto siamo arrivati. Grazie. Noi adesso sistemeremo lì un banchetto per la raccolta delle firme. Chi non l'avesse ancora fatto nei nostri due appuntamenti che abbiamo fatto può farlo stasera, ma c'è bisogno di un documento di riconoscimento e di essere residenti a Torre Annunziata. Adesso magari avremo anche distribuiremo anche qualche volantino di quelli che diceva Andrea. Allora Salvatore, io ora brevissimamente che cosa stiamo per vedere? Allora, buonasera a tutti, stiamo per vedere Trashed, che è un documentario di Candida Brady presentato al Festival di Cannes fuori concorso nell'edizione 2012. E sento spesso dire davanti ai documentari, ma non è un film, è un documentario, semplicemente non è corretto dire una cosa del genere, perché documentario e fiction sono le due facce della stessa medaglia. Semplicemente un documentario fa della realtà stessa racconto, a differenza della fiction che usa sovrastrutture come attori, sceneggiatura, scenografie per riprodurre il reale. Il film nasce da una volontà molto precisa di Jeremy Irons, che molti di voi sicuramente conosceranno, un attore londinese di notevole levatura internazionale, e dalla grande vocazione ambientalista. Il film è narrato e prodotto da Jeremy Irons, che diventa questo una sorta di Virgilio sui generis dentro un viaggio allucinante, per citare un vecchio film di fantascienza degli anni 60. E quindi lo vediamo scorazzare quasi pedinandolo con lo sguardo, come se fosse una
un pedinamento in soggettiva per le spiagge libanesi inondate di spazzatura, per tra i boat people dell'Indonesia dove ci si arrangia a vivere in acque decisamente oltre il limite del decente, ma il fenomeno della crisi internazionale dei rifiuti oramai lambisce anche già da tempo l'Occidente industrializzato, civilizzato e quant'altro, quindi Irons si sofferma in questo suo percorso anche sugli inceneritori londinesi, scozzesi, a testimonianza della gravità mondiale del problema. Quindi poi ovviamente è uno di quei film che sono forse più importanti che belli, cioè nel senso che davanti all'urgenza del messaggio vengono anche meno magari le suggestioni estetiche. Concludo dicendo che è molto importante che questo evento si faccia qui a Torre Annunziata e consenta di recuperare questa città anche una sua centralità simbolica legata alla Settima Arte. Torre Annunziata è la città natale di Dino De Laurentiis, uno dei massimi produttori cinematografici mondiali, e pochi sanno che è gemellata con la Ciotat, questa cittadina francese che è il decor naturale del primo film Lumière, il famoso Arrivée d'un train en gare de la Ciotat, quei 58 secondi in cui si vede un treno arrivare nella stazione, che causarono anche il panico di alcuni spettatori che pensavano davvero che il treno bucasse lo schermo e li travolgesse. Speriamo che questo film travolga, nel senso che il messaggio arrivi a tutti, quindi buona visione e alle prossime. Salve. L'assessore Umbra alla cultura. Vabbè, allora, il film può partire. Buona visione a tutti e ci sentiamo dopo.